TRS, dentro la notizia. E come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli. Giuro, non è fatto apposta, forse sì. Ben ritrovati, come sempre, ben sintonizzati su TRS Radio 11.04 in questo giovedì 25 gennaio all'interno del Mattino all'Ora in Bocca. Io l'avevo detto questa mattina che avremmo avuto un ospite. Lui, non lo so, il cacciavite forse lo usa anche sicuramente, ma è un grande genio. È colui che ha fondato la Techno World e con noi Alberto Mandrile. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie mille per l'invito. Allora, il cacciavite lo usi o no? Io lo uso ancora il cacciavite ed è una delle cose da dove sono partito tanti anni fa, e quindi la manualità sicuramente è una cosa che mi interessa ancora preservare e mi interessa praticare. Beh, anche perché la manualità, insomma, è importante al giorno d'oggi. Sai quando si dice anche, non trovo più l'idraulico piuttosto che l'elettricista? Tutti hanno studiato, ma in realtà manualmente poi le cose non si riescono più a fare. E la manualità è importante per attivare anche il cervello, secondo me. Il cervello è un'altra parte importante del nostro corpo che ci permette di andare a studiare, di andare a pensare, di andare a fotografare o anche creare, e qui entriamo in quella che è Techno World, delle cose particolari, soprattutto che vanno a, diciamo così, a solleticare anche un po' l'esigenza del fruitore. Sì, diciamo che secondo me la manualità è un po' il braccio dell'intelligenza che uno può mettere in campo quando ha questa volontà un po' creativa di fare le cose bene, cioè il farle bene e il farle funzionare talvolta non è sempre diciamo matematico, però se uno ha un pochettino di ambizione tutte le cose si possono imparare, si possono fare. E queste cose, queste tecniche possono entrare a far parte, soprattutto entrano a far parte ultimamente nel mondo digitale, mettiamola così, no? Insomma, il manuale, poi si passa al digitale, qualsiasi cosa, anche la fotografia, c'è stata insomma la fotografia manuale classica e poi si è passata al digitale, siamo sempre connessi con i nostri device, ma il digitale ci serve anche per innovare. Techno World nasce quando e che cosa fa? Allora, Techno World nasce nel lontano 2005, ormai lontano perché sono quasi 20 anni, quindi sono 18 anni. All'epoca io avevo 26 anni e in un periodo della mia vita non così, diciamo, bello, ero in un momento un po' triste, ma ho detto, ma visto che le cose non è che vadano così al meglio, ma perché non provare a fare qualcosa in autonomia Male che vada, ci mettiamo a tirare cavi, perché nell'ambito della nascita di questa azienda che adesso fa soluzioni tecnologiche integrate a tutto tondo, c'era un'ambizione importante, perché uno degli slogan dell'epoca, che era già inglese, Automation and Information Design, cioè vuol dire, lo scrivevamo anche sui furgoni, quindi la gente non capiva, cioè la gente diceva, ma cosa fanno questi qua di mestiere? Chissà cosa fanno questi due col furgone arancione. Quindi un pochettino psicopatico ero già all'epoca, e oggi forse rappresento appieno questa cosa che mi porta anche un po' oltre quello che era all'epoca il mio sogno. Adesso lo sto mettendo in pratica con un po' di grinta e anche autorevolezza, se così vogliamo definirlo. E senti, quanto è importante lavorare per obiettivi? Io so che la Techno World, insomma, ha a cuore anche la sicurezza, no? Quindi individuate un po' la soluzione che può essere più, che meglio soddisfa l'esigenza del cliente, però non lasciate da parte sicuramente la sicurezza, la qualità e la velocità nel servizio. Quindi diciamo sono tre parole chiave forse per Techno World. Sì, noi diciamo siamo un'azienda di servizi, quindi oltre a avere delle business unit che poi magari argomentiamo dopo, che producono dei prodotti specifici nati da delle esigenze reali, noi siamo un'azienda di servizi informatici che fa soluzioni informatiche integrate e lavora su un target che per me viene definito un target, diciamo, medio alto, sia nella pubblica amministrazione
che nelle aziende private. Quindi noi ci occupiamo di tutte quelle che sono le problematiche o le esigenze di un sistema informatico complesso, con un occhio di riguardo alla sicurezza, come dicevi tu, ma parlando di sicurezza informatica. Oggi tutto quello che si connette in rete, tutti i dispositivi, tutti i flussi dati, tutto quello che colloquia con questa diciamo macroscopica infrastruttura infinita di sonde, di computer, di telefoni, di telecamere, ha un grosso debole, che è la sicurezza informatica. Se non viene, nel nostro gergo si dice, se la rete non viene pettinata a dovere, vuol dire non viene gestita in un certo modo, si rischia di creare dei grossi problemi. Quindi oggi un'azienda qualunque strutturata, se ha il sistema informatico che si blocca o perde dei dati o non funziona internet o non riesce a utilizzare i servizi primari, praticamente blocca la produzione. Quindi certo, sia nell'ambito manifatturiero che nell'ambito dei servizi comunali, che nell'ambito di un servizio di polizia municipale voluti, e questa, diciamo, si traduce in una soluzione smart. Cioè la smart dovrebbe identificare tecnologia e semplicità nello stesso tempo, ma non sempre così. Cioè la tecnologia oggi deve essere, diciamo, messa a fattor comune, quindi unita fra di loro, sì, ma essere fruibile in modo molto semplice. E l'imprenditore che ha un focus e ha un target di produzione non deve preoccuparsi se i suoi sistemi informatici sono a posto, si deve affidare a un'azienda qualificata con un team qualificato di cui fidarsi. È un po' come il medico, cioè il system integrator per un'azienda che affida il sistema informatico si deve fidare molto, cioè non è assolutamente un rapporto normale cliente-fornitore, perché entrano in gioco dinamiche molto importanti, quindi talvolta l'imprenditore o l'amministratore lungimirante non ha competenze e quindi si basa un po' su quelle che sono le referenze e si affida a dei professionisti, perché dice, io non avendo esperienza voglio che sia tutto a posto. Il concetto è molto semplice. Allora, ti fermo un attimo, Alberto, ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo ancora insieme a parlare sì di Technoworld, ma a parlare di Alberto Mandrile, che in primis, come dicevo, insomma, ha creato questa azienda, ma che in qualche modo non si ferma solo questa azienda e vede tutto l'operandis, mettiamola così, anche sotto un profilo più artistico, ma di questo ne parliamo tra poco. Rimanete con noi su TRS Radio. Alberto, viaggio, miraggio, insomma, sicuramente una passione che deve essere messa ogni qualvolta facciamo qualcosa, che sia un viaggio ma che sia soprattutto un lavoro, una passione che ci permette anche di unire poi quelle che sono, appunto, dicevamo, tecnologie, esigenze del territorio, esigenze anche di pubblica amministrazione, privato piuttosto che azienda, devono colloquiare tra di loro, perché è importantissimo che ognuno non faccia a sé ma in qualche modo si colloqui. Però lo dobbiamo dire, a noi queste cose ci piacciono anche visivamente. Allora tu, io ho detto prima, sei un artista a 360 gradi, perché non solo utilizzi, mettiamola così, il cacciavite o la testa, ma in realtà cerchi di rendere bello e di unire scienza, fantascienza, arte in quello che poi visivamente noi vediamo anche per la strada, perché poi, insomma, Technoworld è anche progetto di Smart City, così? Ah, e guarda, sentirti parlare in questo modo, diciamo che mi emoziona, perché per me questa qua è veramente un'emozione. L'emozione di aver vissuto un percorso della mia vita molto lavorativo, uh-huh, sono quasi passati 30 anni, perché io da 16 anni che ho questo benedetto cacciavite in mano. E meno male. E mi porto dietro quello che è stato un po' precursore di una cosa che ho sottovalutato per tutto questo percorso, e questa è un po' questa vena creativa. Da ragazzino lavoravo in legno, facevo i mobili, mi piacevano le forme, mi piaceva mettere insieme le cose, i miei avi erano dei falegnami. Questo concetto della forma, che poi imposto dal fatto che ho fatto un percorso nella tecnologia,
l'elettronica, l'impianto elettrico, l'impianto informatico. Tutta questa cosa mi ha portato poi, io non sono informatico, non sono avere degli ingegneri informatici nel mio staff. Adesso la ruota si sta chiudendo in senso buono, perché questo immaginario della forma e l'esperienza che mi sono fatto in 30 anni con la tecnologia mi permette di creare un oggetto che unisce la scienza all'arte, quindi cerca di dare la forma e il design accattivante, ma diciamo con un effetto molto minimal, a un arredo urbano non solo per le piazze ma per gli interni, le hall, gli ospedali, le aziende, che non fa nient'altro che mettere insieme le tecnologie, mascherando quello che deve essere mascherato e mettendo in evidenza quello che invece deve essere messo in evidenza. Quindi il giusto connubio tra un mobile, se vogliamo definirlo un mobile, un arredo, e le tecnologie a servizio di poi chi le utilizza, quindi certo, sia a livello diretto che indiretto. Quindi diciamo che in questi ultimi 4-5 anni mi sono dilettato, ho creato una startup all'interno del gruppo che crea Red Urbano Smart, e in questo ultimissimo anno e mezzo diciamo che abbiamo iniziato a prendere quote di mercato su una roba che al mondo non esiste. Almeno in Italia e in Europa abbiamo visto pochissime esperienze, perché ho messo veramente insieme diversi verticali della tecnologia che tutti insieme non si vedono. Cioè una panchina col palo, col monitor, con la telecamera, col wifi, con le prese di ricarica, un agglomerato di tecnologie che sempre nella mia mentalità emotiva mi immagino e mi immaginavo già 4-5 anni fa di creare dei punti di aggregazione smart che rievocano e avvicinano un po' il concetto che le persone devono di nuovo essere vicine. Quindi è un po' un antisocial per eccellenza, che io non sono contrario ai social, anzi lo utilizzo e sono molto pro a tutte le tecnologie, ma il concetto del benessere digitale che accennavi prima, secondo me deve tornare un po' indietro. Però non possiamo più tornare a trovarsi al pilone voitivo come si faceva una volta, ma dobbiamo avere comunque la capacità verso il mondo più giovane, diversamente giovane, di offrire una serie di servizi, sia di sicurezza che di comfort, che di utility, che portino la gente in un punto, nelle piazze, negli ingressi delle aziende, nelle hall, negli aeroporti. Quindi questi punti di aggregazione dei servizi, tra l'altro, oltre ad essere belli e funzionali, ottimizzano anche i costi, perché tutto insieme. Assolutamente sì, è vero, però devono essere anche fruibili e facili anche da capire, da utilizzare, perché io qua torno indietro e ti faccio la domanda. Allora, il fatto di essere smart, il fatto di essere tecnologicamente avanzati, di cercare questo benessere, no, digitale, in realtà va a discapito di quelli che con la tecnologia hanno meno che fare, o in realtà invece aiuta molto queste persone e lascia un po' da parte i giovani che in realtà di tecnologia ormai già ne mangiano? Com'è? Ti devo dare ti devo dire che ho pensato anche a quello. Ah, ok. Ho pensato anche a quello, perché sempre partendo dal presupposto che non bisogna mai ragionare dall'interno, cioè le competenze che uno acquisisce non deve pensare che gli altri le abbiano anche acquisite, certo, e quindi deve mettere a fattor comune, cedere queste competenze in modo semplice. Quindi mi sono immaginato mia mamma, che non è assolutamente tecnologica, non usa lo smartphone. E una cosa che sa usare, perché è comunque il 100% delle persone al mondo sanno usare, è un telecomando. Giusto? Il telecomando della TV, quindi immaginandoci alla Berlusconi maniera quelle che sono state 50 anni fa. Le comunicazioni verso la cittadinanza, la popolazione, è stata il mezzo televisivo. Certo. Oggi con la tecnologia, internet, la massa di informazioni che arrivano da diversi canali di cosa? Di comunicazione. Sì. Quindi trasformiamo il nostro internet
in canali televisivi. Canale televisivo, telecomando, telecomando smartphone. Quindi abbiamo creato un'app, abbiamo creato un sistema, una piattaforma che dietro non si vede, quindi l'utente non lo percepisce, che è un aggregatore di contenuti e servizi fruibile geolocalizzato per l'utente medio. Non diciamo l'utente scarso, perché non esiste l'utente, esiste l'utente medio, certo, che aprendo questa app si apre un telecomando, fermate dei bus, notizie, le webcam, il meteo, gli artigiani, tutto quello che può essere un'informazione complessa, dove l'unico metodo sarebbe fare una ricerca, che oggi Google la fa per la maggiore. Io devo semplificare, ma semplificare vuol anche dire velocizzare. Certo. Come io sono anche un po' amante dell'outdoor, immagino vari livelli di frequentatori dell'outdoor che col telefonino in mano, usando soltanto il pollice destro, possono consultare le notizie, vedere le informazioni, attivare la presa di ricarica dello smartphone sulla nostra panchina senza dover impazzire con la tastiera, perché stanno camminando, correndo in centro storico di Savigliano, sul viale degli Angeli a Cuneo o in centro alla piazza di Roma. Quindi questa facilità dell'accesso ai servizi e questa, diciamo, semplicità nell'arredo urbano e nella, diciamo, nel vestire queste tecnologie, deve creare benessere. Rilassiamoci, cioè la tecnologia deve essere una cosa che ci aiuta e ci crea benessere. Se non ci crea benessere, diventa un fastidio. Allora è meglio, certo, tornare indietro, tornare tanto indietro, solo che il mondo non ce lo permette. Quindi, siccome il mondo è veloce, noi dobbiamo metterci nelle condizioni di essere altrettanto veloci, però creare benessere in modo da non sovraccaricare psicologicamente le persone che, pur essendo avvezze, pur essendo nel mondo, non arrivano, non ce la fanno, cioè è impossibile, la tecnologia va troppo in fretta. Bene, allora Alberto, intanto poi va bene, ci dirai anche dove poter scaricare questa app. Io in realtà l'ho già scaricata e vedo già, insomma, tante cose interessanti, che sono interessanti anche per i singoli comuni, dove poter, appunto, dicevamo, mettere insieme un po' di informazioni. Mi rifaccio al cerchio che tu hai detto, è un cerchio che si chiude, no? In qualche modo, è tutto il lavoro che hai fatto in questi 30 anni. Ma questo cerchio si deve chiudere? Secondo me no, perché in qualche modo anche alla tecnologia, questo benessere digitale, non c'è comunque fine. Quindi se chiudi il cerchio, poi vai a fare un po' morire quello che è invece il tuo modo di elaborare, insomma, altre novità. In realtà si chiude il cerchio più mentale per me, che tutto quello che abbiamo fatto, naturalmente non ho fatto tutto da solo, cioè il lancio dell'idea è sempre quello che poi la selezione delle persone, quelle più brave da metterci nel team o metterci, diciamo, in collaborazione, ti portano anche a avere dei risultati importanti. Il cerchio si chiude perché effettivamente adesso riusciamo a mettere e dimostrare che quello che abbiamo fatto in questo contesto, prima citavi i comuni, addirittura anche l'opinione pubblica si sta accorgendo che questa semplicità la mettiamo a fattor comune. Recentemente, fine dell'anno scorso, la convenzione con l'ATL, siamo in prossimità di fare una convenzione con gli artigiani di eccellenza. Questa condivisione, questa unire i puntini, sta tirando un po' fa un po' l'effetto calamita. Quando riesco a mettere tutto insieme e renderlo fruibile in modo semplice, siamo arrivati all'obiettivo. Quindi siamo pronti a esportare questo modello, che tra l'altro non vi nego, sono invitato spesso a raccontare questa storia fuori dai confini. Per noi i confini sono un po' provincia di Cuneo, Torino, sì, la Liguria. L'altra settimana ero in provincia autonoma di Trento a parlare col dirigente di Trentino Marketing, che mi ha detto: ah, però Mandrile, una cosa interessante, no? Come dire, è facilissimo. L'obiettivo è proprio che sia facile, esatto, perché altrimenti diventa un fastidio enorme e non ne usciamo più fuori vivi.
È vero. Alberto, allora, intanto, insomma, dici dove possiamo seguire un po' tutte queste cose, quale app scaricare, insomma, per essere informati, e poi, insomma, andiamo a chiudere la nostra chiacchierata. Vabbè, allora, l'app di riferimento per tutti gli utenti che vorranno rimanere informati e rimanere collegati al territorio, come diciamo noi, sì, si chiama iGate. Quindi Informatic Gate ha un significato, la porta digitale ai servizi. Quindi iGate sull'App Store o sull'Android, potete scaricarla tranquillamente come una normale app. Cliccando poi sull'iconcina che viene fuori sul vostro smartphone, si apre direttamente il telecomando. E da lì non vi dico nulla, perché come diceva chi ha inventato lo smartphone, e non faccio nome e cognome, tanto lo conosciamo, non diamo libretti di istruzione. E questo mi piace, non bisogna mai dare troppi libretti di istruzione, ma lasciare anche un po', no, vagare la fantasia e la mente, mettere in moto quella che è la nostra mente. Alberto, intanto sarai con noi a Sanremo, perché insomma, noi siamo contenti di portarti con noi a Sanremo, di far scoprire anche questa app ai sanremesi, non solo, magari qualche cantante, chi lo sa, potremmo anche insomma fargliela installare sul suo smartphone sicuramente. Ma grazie per aver creduto in noi, insomma, aver scelto anche noi come radio, tra le tante forme, magari anche un po' di musica di sottofondo su questa panchina si potrebbe mettere, no? Guarda, sarà una delle cose previste, quindi la diffusione sonora sulla panchina è prevista. Hai citato Sanremo, che per me fa parte del progetto Mandrile, che parte da Cuneo, transita a Limone e va a Sanremo, che era un vecchio progetto di Dardanello, non so per chi voi lo conosce, sì. Dardanello, diciamo, l'ex presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dalle Alpi al mare, questo confine transfrontaliero che dalla montagna va al mare, io me lo sono immaginato con la tecnologia, con la Via del Sale, con le bici. Tra l'altro, parlando di bici, non vi anticipo nulla, ma nel mondo creativo di Mandrile, stay in tune, come dire, vedrete che ci sarà una novità, perché è una partnership molto importante che mi ha coinvolto. Ci sarà un soggetto bicicletta particolare che si unirà a questo mondo delle isole digitali in qualche modo, e si unirà a questo telecomando dei servizi, proprio perché il taglio della sostenibilità deve essere emotivamente trasmesso all'utenza indirettamente. Cioè, io sono convinto che per far utilizzare la bicicletta ai non addetti ai lavori, potrebbe proprio essere il digitale a stimolare questa cosa, perché crea un'emozione. Se io creo l'emozione, io creo la voglia di fare qualcosa. Se impongo, non creo la voglia di fare nulla. Come in qualsiasi ambito, è vero. Tu hai creato emozioni in noi e ci hai anche solleticato un po' quella che è la nostra mente, di cose che si potrebbero fare, di partnership, ma soprattutto anche di andare a cercare di non rimanere mai fermi, ma di essere curiosi, un po' quello che è anche la parola all'interno di Technoworld. Quindi grazie ad Alberto Mandrile, fondatore di Technoworld, seguiteci perché noi lo portiamo a Sanremo, ma insomma scaricate iGate e di lì ne vedrete delle belle. Grazie mille e buona giornata a tutti, grazie. E allora, visto che siamo a Sanremo, visto che oltre a Battisti, a De Gregori, insomma, tra gli artisti di Alberto c'è anche lei sarà protagonista anche a Sanremo, e allora gliela dedichiamo di cuore. Grazie ad Alberto, e con noi Alessandra Amoroso.